Baffiamo Mandao che è un pochettino avanti in questa maniera ed evochiamo il ragno qua. In avanti che blocca le persone, si spera. Mi ha one shottato il ragno. Mi ha semplicemente one shottato il ragno. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale Trios Ninja. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati. Possiamo aggrare direttamente queste belle persone. Sono in 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo un mago. Questo qui è un esploscheletro che però non è immune all'acqua. Quindi in realtà siamo a posto. Il mago lì un po' mi dà dei pensieri. Ah, c'è pure questo. Beh, in teoria, se mi riesce di bloccarli abbastanza vicini, questa dovrebbe essere una kill facile da fare. Posso semplicemente dare fuoco loro. Vediamo. Possiamo fare una cosa: mettiamo con Mandau una chiazza di olio che vada a contatto con questo petrolio, quindi una cosa del genere. Quindi questo è tutto quanto olio, petrolio, eccetera. E utilizziamo questa qua, freccia di fuoco. Così. Va bene. Nimble as a Con fox. Mandau possiamo utilizzare haste e aspettiamo. Bella, ci ha missati. Esatto, hanno preso dei gran danni. Aspetta, tu cos'hai preso? Sì, hanno preso dei buoni danni. Questa è andata molto bene, è stata carina come cosa. Va bene, aumentiamo la nostra accuracy. Abbiamo l'86%, entriamo in questa posa. E killiamo tizio. A posto. Combustione e atterramento ha fallito. Bene, io riesco a vedere entrambi, quindi possiamo fare la nostra mossa a rimbalzo. Questo qua è morto, a posto. Easy peasy. GG. Allora, ricordo che con questa barra c'era una sorta di interazione, però non ricordo cosa sia. Ok, praticamente questa è una piccola quest che questo fantasma ci sfida a duello. Lui dice che quando era in vita era uno che faceva cazzotti, eccetera, e vuole vedere la nostra forza. E praticamente, molto semplicemente, bufferò Mandau, colpirò questa sfera di energia che col tempo si ripristina gli HP, torna a essere full HP. C'è una maniera per riuscire a cancellare l'animazione. Una volta che hai attaccato, il personaggio aspetta un po' prima di riattaccare. Ma premendo il pulsante destro del mouse, o forse anche con ESC, non mi ricordo, si riesce a cancellare l'animazione, quindi riesce ad attaccare veramente in maniera molto velocemente. E in questa maniera siete sicuri che questa prova la superate, riuscite a rompere questa sfera di energia prima che si ripristini. E il tizio penso ci darà un reward. Allora, il ghoul guardiano del faro, immune elementale. Questa ha questa immunità per via di... c'è qualcosa qua che gliela dà, che lo possiamo distruggere. Non mi carica il nemico che è qua perché ci stiamo tenendo lontani, per un giusto motivo. Però qua ci dovrebbe essere una palla che vola, che dà l'immunità elementale, se non ricordo male. Però soltanto a lui la dà? Boh, vediamo, magari mi sbaglio. È di livello 5, noi siamo di livello 4 adesso. Ok, quindi c'è finalmente un po' di challenge. Ha un po' di HP, il danno ne fa, l'armatura. Il problema è che questo fa degli incantesimi che sono assurdi. Mi ricordo. Si cura con il fuoco perché ha 110 di resistenza. Acqua 100, aria. Va bene, è debole alla perforazione, quindi è qualcosa di buono. Contundente, noi abbiamo soltanto il teletrasporto. Perché quando teletrasporti un nemico e batte a terra, logicamente quelli sono danni contundenti. Dicevo, durante la mia prima esperienza, ricordo che questa boss fight mi è piaciuta tantissimo. È stata veramente qualcosa di carina. Vediamo ora che conosciamo bene il gioco come si è rimasta una bella fight. Quindi qua c'è una chiazza d'acqua, dicevo, e probabilmente se utilizziamo l'elettricità possiamo tranquillamente forse stordire tutti questi cani che vengono in avanti, che sono noiosi. Potremmo fare focus quanto più possibile al boss perché lui penso che avrà degli incantesimi antipatici. Con questo esploscheletro potremmo forse ammazzare più gente se riusciamo a bloccarli vicino. Cosa possiamo fare? Possiamo assolutamente iniziare a sto giro, tra virgolette, imbrogliando. Ci avviciniamo di poco, lui sarebbe quasi a tiro. Sarebbe bello veramente riuscire ad arrivare ad essere a tiro, però mi rendo conto che forse è rischioso. Buffiamo Mandau che è un pochettino avanti in questa maniera ed evochiamo il ragno qua. In avanti che blocca le persone, si spera. Mi ha one shottato il ragno. Mi ha semplicemente one shottato il ragno. Lui ha questa abilità che gli permette di one shottare apparentemente le summon. Quindi facciamo piovere, aumentiamo il discorso dell'acqua a terra. O vogliamo passare il turno? Se passiamo il turno è un casino perché questi qua
No, facciamo una cosa. Chiazza d'olio solo per rallentarli. Così se non passano dove c'è la chiazza d'olio, passano dove è l'acqua. Proviamo ad aumentare l'acqua, però in questa maniera possiamo poi dopo elettrificare per errore Mandau. Vediamo un attimo come funziona. Sta già Mandau, fantastico. Riesco già a colpire il boss ed è debole a piercing. In previsione facciamo una cosa del genere. Mettiamo questo per... Ah, addirittura qua c'è anche... ci sono anche dei barili esplosivi, me ne ero scordato. Aggiungiamo dell'altro olio. E vediamo cosa succede. Poi entriamo in posa di tiri precisi. A questo punto si potrebbe pensare di andare in invisibilità con Mandau per riuscire a non prendere danni. Però voglio rischiare. Entriamo nella posa con i tiri precisi e attacchiamo il boss per vedere giusto quanti danni facciamo. 50 in una combustione. Va bene. Mi ricordo che il boss può... Ah, questo arriva fino a qua. Mi ricordo che il boss può far tornare in vita i lupi. Brutta cosa. Perfetto, è entrato nell'unto. E appena sta a noi, diamo fuoco all'unto. Purtroppo, aia, va bene. Ah, lui si è teletrasportato qua e poi è tornato a casa, Alessi. Va bene, interessante. Boh, facciamo questa cosa, vediamo cosa succede. Il bombarolo è morto. Qua abbiamo creato del fumo, così abbiamo ammazzati due. Va bene, lui penso che si sia curato dal fuoco, ma non ho fatto caso. Ora, questi cani qua sono un problema. Poco ma sicuro, perché faranno male a Mandau. Quindi Mandau comunque sia c'ha fortifica. Potremmo provare a congelare e rallentare, tanto per debuffarli. Perché no? Un rallentato, l'altro congelato. Vediamo se è possibile congelarlo. Perfetto. Sta Mandau. Ah, in questa maniera non posso attaccare giustamente lei. Cioè lui, mi sembra giusto. Posso utilizzare il balzo soltanto a questi qua. Questo nube non è molto d'aiuto, perché il nostro vantaggio era quello che potevamo effettivamente attaccare tizio. Vediamo se usando l'elettricità riusciamo comunque a stannare questo qua nel mezzo. Sì, li abbiamo stannati tutti e due, perfetto. Così almeno abbiamo un po' di... Ok, quello è morto, fantastico, rimane praticamente solo il boss. Non ha attaccato, perfetto. Il boss potrebbe tranquillamente... Suppongo sia immune allo stun, aria 60. Non penso che abbiamo abbastanza sapienza per vedere le sue immunità, esatto. Sono sempre danni contundenti, proviamoci, vediamo che succede. 50 immune a stordimento, mi sembra giusto. È già passato lo stordimento qua, è già passato l'elettricità. Va bene. Mi ha assordito? No, non ho capito. No, sembrerebbe di no. Va bene, quindi con Atra io non posso fare niente, perché... Aspetta, gli è passata l'immunità? No, ce l'ha ancora. Dovrei in qualche maniera killare questo bagaglio. Cosa possiamo fare? Non ricordo se lui si cura. Mi verrebbe da utilizzare il tocco debilitante. Beh, abbiamo di nuovo questo, quindi questa cosa la possiamo fare. Li teniamo rallentati. Hanno anche preso quasi fuoco. Direi che possiamo aumentare l'attacco di Mandau, perché ci serve ora più che mai. E farei un passo avanti, tanto per vedere. Magari in prossimo turno potrebbe venirci comodo fare questo. Ah, forse possiamo già farlo? Sì. Nel dubbio. Ok, sta Mandau. Io direi che possiamo tranquillamente attaccare. Allora, non possiamo fare tre attacchi con Mandau sul boss, quindi possiamo azzardare un'accelerazione per i PA a venire. Abbiamo ancora due PA bonus. Ma possiamo fare questo intanto. E un attacco normale. Bel critico. Wow. Abbiamo sdrumato. Ora con due PA non ci facciamo niente, mi sa, eh? Possiamo utilizzare una pozione? Non servirebbe. Però usiamola, si sa mai. Grazie a Dio questi sono rallentati. I cani sono molto fastidiosi. Mancato. Bella, qua ha detto culo. Allora, con Atra ci concentriamo sui due cani. Anzi, vediamo se possiamo prima teletrasportarlo. No, è ancora in recast. Quindi, avendone ammazzato uno, lui potrebbe perdere un turno per restarlo. È un piccolo aiuto. Possiamo congelare questo o forse ammazzarlo. Quasi. Ah, niente, noi continuiamo ad attaccare. E qua possiamo fare due attacchi grazie al fatto che abbiamo velocità. E niente, abbiamo vinto. Beh, è stata una boss fight carina. Col fatto che sappiamo come muoverci. Ah, è stato molto facile. Abbiamo anche avanzato di livello e abbiamo preso questa, che mi ricordo che era un'arma molto bella, più che altro per i tank. Forza specialista di scudi. Questa è un'arma molto bella. Qua potremmo darla ad Atre e giocarcelo un po' come melee, volendo. La salviamo quest'arma.
La teniamo per il futuro. Allora, ricordo che da queste parti c'è scatta un'imboscata. Quindi vediamo di proseguire come se facciamo finta di niente. Non ricordo se scatti qua o prima. Boh, andiamo avanti, vediamo. Eccoci, perfetto. Abbiamo 3 e 3. No, 4 e 3, anzi. Abbiamo dei melee, 2 con lo scudo e uno con l'ascia. Abbiamo un mago e 3 arcieri. Questa è un po' antipatica. Però noi possiamo già usare il teletrasporto. Non posso arrivare qua. Cosa possiamo fare? Il teletrasporto per ora non ci serve. Vediamo un po' le difese. Ok, sono tutti quanti deboli al fuoco, aria e contundente. Quindi mirare il fuoco forse non conviene perché piove. Cosa che io mi scordo ogni volta. Possiamo buffare Mandau, però non conviene tanto perché lei il prossimo turno probabilmente evocherà qualcosa. Ah, a proposito di evocare, possiamo sfruttare una cosa di questo tipo. Possiamo sfruttare, perché no, un guerriero non morto. Usiamo la scroll. Lo mettiamo qua per allentare tutti quanti i melee. Perché no? Possiamo evocare una cosa alla volta, quindi non posso evocare già un'altra. Non posso usare già un'altra scroll. E adesso possiamo pensare di buffare lei. Oppure chiazza d'olio qua. Così non mi ammazzano in un turno la mia evocazione. E non ho abbuffato Mandau però in sta maniera. Quindi con Mandau possiamo evocare anche l'altro ragno. In questa maniera ci aiutiamo veramente tanto. E possiamo utilizzare il buff della velocità. Vediamo come si muovono i nemici. Ok, ha usato il marchio. Quindi lui mi fa letteralmente la tank. A me questa cosa va bene. Possiamo mandare il ragno o qua da loro. Quindi sarebbe carino ammazzare lei. Però secondo me possiamo andare ad aiutarci contro di questi qua. Farà pochi danni. Prenderà un po' di danni lui. Ma sono sempre degli aiuti. Ah, questo addirittura si allontana perché il ragno si è avvicinato. Molto bene. Sì, il ragno lo stiamo mandando proprio YOLO. Ok, attaccato il nostro non morto. Si è congelato, quindi gli ha aumentato la difesa. Gli ha dato armatura più 10, non è male. Effettivamente aumentare l'armatura al nostro scheletro non è male. Tu cosa puoi fare? Tu puoi fare sanguinare le persone. E questo è inutile perché questi qua sono tutti quanti immuni al sanguinamento. Niente, io direi di attaccare uno di questi. Sono sempre danni gratuiti. Va bene, hai fatto dei gran danni anche a te stesso. Ora lui morirà, quindi o gli do dell'armatura, però non conviene, tanto vale attaccare. Il prossimo nemico che attaccherà è questo qua, direi di ammazzare questo. Ora io con lui faccio danni da acqua e aria, ma abbiamo un botto di cose. Ah, possiamo buffare lei? Perché no? Mi diverte troppo questa cosa. Lo ammetto. Qui possiamo o congelare o rallentare. Direi che proviamo a rallentare perché congelare qualcuno che è a fuoco non suona come una cosa intelligente. Questo qua ha più HP, quindi rallentiamo lui. Perché rallentare questo qua che sta per morire non ha senso. Ora lei ha 1, 2 e 3 buff. Beh, facciamo questo. Abbiamo colpito addirittura anche il mago in fondo, assurdo. Perfetto, passiamo il turno. Ah, lo spadaccino è morto, giustamente. Ah, questo me l'ha curato, ok. Se faccio un fortifica al ragno mi dovrebbe resistere un po' di più, vediamo. Questo chi è che ha curato non ci ho fatto caso, stavo pensando agli affari miei. Ora, questo qui ha la cura, dico bene? Ha senso provare a fare questa cosa? Però devo avvicinarmi. Allora Mandau potrà tranquillamente fare dei danni a questi. Io vorrei un attimo avvicinarmi di un passo, cioè di un PA. Vedere se riesco a dare della protezione a lui. Giusto per sfidare la sorte. Non è una cosa importante quello che ho fatto. Anzi, ho praticamente buttato via un turno. Però mi diverte. E ora possiamo fare dei danni. Questo qua c'ha la cura, quindi mi conviene attaccare questo. Abbiamo abbastanza PA per fare quanti attacchi? 3 attacchi. Ho mancato, mi fa piacere. Perché sono stupido, dovevo entrare in questa modalità. Me ne sono scordato. Ho aspettato perché stavo pensando magari muoverò, farò camminare Mandau più avanti, ma non è successo. Ok, uno è morto, perfetto, con un critico, 97. Perfetto. Ah, lei gli ressa, ok. Allora le cose cambiano. Perfetto che si è avvicinata lei.
Ah, poi li curano anche proprio. Madonna, che antipatia. Ah. Bene, tu ti sei avvicinato, ma io non ti voglio vicino assolutamente. 55 al mago e 51. Possiamo provare a congelare il mago? Perfetto. Ho un piano, non posso fare niente. Allora, non riesco a colpire il mago perché è troppo lontano, quindi devo per forza fare un passo. Caspita, non posso rimuovere questo. Non posso rimuovere la nostra posa per la cura. Sì, vediamo se questo basta. Perfetto. Però possiamo comunque solo fare un attacco. Stavo pensando di sbloccare adrenalina con lei. Dell'albero del brigante che ci dà il 50% degli AP massimali indietro. E poi dopo, il turno dopo, avremo una penalità. Per quanto riguarda IPA, avremo la metà dei punti azione che in realtà dovremmo avere. Ma queste tre abilità che abbiamo già ora sono già molto tattiche. Per apprenderne un'altra dovrei mettere un altro punto in abilità brigante. Non so se farla sta cosa, perché potremmo spendere quel punto da un'altra parte. Ah, stai dicendo che riesco addirittura a fare una cosa del genere? Forse ammazzo lei. Proviamoci. È atterrato, è scivolato su qualcosa, sul... Boh. Va bene. Ora, dato che sono tutti quanti vicini, qua sarebbe ottimo andare di chiazze d'olio e fuoco. Anche se piove non è un problema. Ok, te ti stai avvicinando, bastardo. Non serve che tu faccia questa cosa. Quindi, lei è congelata, quindi la lasciamo qua. Va benissimo, siamo messi bene. Vediamo quello che ha più HP. Ok, possiamo fare così a questo, che questo qua prenderà doppio danno. E passiamo il turno. Non riesco a colpire lei perché c'è questo qua in mezzo alle scatole. Potrei provare a muovermi, ma non mi interessa. Piuttosto cerchiamo di fare dei danni a questi qua. Buoni danni, uno è morto. Ok, mi riesci di vedere lei. E purtroppo siamo messi così. Cosa possiamo fare con 3 PA? Ah, fantastico. Ora, alcuni non sono in combustione. Vediamo se questa cosa li manda in combustione. Aggiungere altro olio. No, non penso che abbia cambiato niente. Ok, è stata una mossa inutile. Vabbè, stiamo imparando. Facciamo questa mossa? Purtroppo non posso. Vabbè, vediamo. Sì, è stata un'ottima mossa, oserei dire. Direi che siamo a posto così. Mercy on your soul. GG. Ok, abbiamo incontrato un NPC che ci chiede di essere scortato in città. Accettiamo. E lo seguiamo. Logicamente ci porterà in pasto a qualche imboscata, perché da solo dice che non ce la può fare. Lui ha già pochi HP, no, lo curiamo. Sembra essere uno solo, ma lo rallentiamo comunque, tanto per debuffarlo. Sta a lei. Possiamo fare due attacchi, facciamo così. Magari non andare avanti. Va bene, lui è impaurito, non sa cosa fare. Possiamo dare addirittura questo qua a lui, l'armatura. Rallentiamo anche lui. Potevo congelarlo, ma ho preferito rallentarlo. Ora abbiamo una P in più, grazie al fatto che siamo velocizzati. Suppongo che... No, non siamo velocizzati. Perché una P in più? No, niente, nevermind. Ci divertiamo un po' con lui. Non serviva a fare una cosa del genere, ma va bene. Va bene. Ci servono più abilità per quanto riguarda i danni. Altre ne ha abbastanza. Il problema è che quando abbiamo pochi PA non ne possiamo fare tante. Va bene, attacchiamo normalmente. No, non posso. E voilà. Continuiamo a seguirlo. Ok, seconda imboscata. Questi sono un botto. Sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sono 3 melee, 2 arcieri. Anzi, 3 arcieri, questo vicino a noi. Il nostro amico avanti ha già tempra, quindi almeno c'ha un bonus in difesa. Mi conviene aumentare un po' i nostri alleati. Facciamo una cosa del genere. Vediamo questo che è l'elemento di terra. In caso qualche melee vada da lui, posso dargli questa che, beh, me lo rende immune al congelato, se non sbaglio. Può subire danni ancora di acqua e quando lo attaccano in melee i nemici prendono danni da acqua. Altrimenti, aspetta bene, facciamo una cosa. Credo che mi convenga fare così. Facciamo prima di tutto congeliamo qualcuno, questo qua mi sembra il più cattivo. E poi rallentiamo qualcun altro. Rallentiamo uno di questi melee qua.
sto lasciando gli arcieri stare. Questa è una cosa un po' antipatica. Quindi possiamo fare adesso... Ah, non posso evocare il ragno ancora, lo faremo al prossimo turno. Direi che possiamo iniziare a fare dei danni. Magari utilizziamo questo che... non serve muoverci. Abbiamo colpito praticamente tutti. Ok, molto bene. Cos'altro possiamo fare con lei? Possiamo iniziare con questo. Se riuscissi a prendere due persone sarebbe figo. Ah, lui è della terra, quindi forse è immune al rallenty. Lo scopriamo. Sì, sembra essere immune al rallenty, allo slow. Lei ha due PA, non può fare niente, quindi passiamo il turno. Il tizio che stiamo scortando avrà tempo forse per un altro turno, spero. Attacchiamo questi qua che sono i più deboli. Riusciamo a fare ben due attacchi, perfetto. Ah, me l'hanno congelato. In fin dei conti, se me lo congelano è un bene perché gli aumenta l'armatura. In realtà abbiamo fatto bene a non fare lo scudo protettivo del ghiaccio a lui. Mi hanno rallentato il tizio di terra? Va bene. Ah, mandare a fuoco questo sarebbe figo, ma faccio dei danni alla mia avatar. Mi converrebbe curare tizio, perché lo stiamo letteralmente usando come scudo. Questa non è una cosa buona. Oserei dire che vogliamo aumentare l'attacco a lei? Perché no? Allora, di voi chi è più basso di HP? Questo qua. Potrebbe essere comodo con la freccia dell'atterramento far cadere questo. Gli ha fatto anche un botto di danni, bella. Forse loro hanno meno HP. Ah, può essere. Purtroppo è rallentato e quindi riesce a fare soltanto un attacco. E lo hanno ricongelato, va bene. Mi sta per morire, mi è morta l'avatar. Allora, vediamo bene di... no, evocare qualcos'altro con lui, no. Possiamo teletrasportare questo qua da ste parti per fare dei danni a loro. Anche se c'è una chiazza di veleno, quindi potrebbe curarsi con quella chiazza. Vediamo. Ok, questo qua che l'ho accusato è morto. Questo qua ha pochi HP, perfetto, siamo messi bene. Siamo messi bene, abbiamo lui che è quello più tosto, che è praticamente full HP. Due arcieri che romperanno le scatole. Quindi, boh, diciamo che possiamo attaccare. Mi ha pure schivato un colpo. Oddio, cosa stai facendo? Va bene. Gli ha abbassato le difese. Ora possiamo fare del fuoco qua. Se la smettete di ammazzarmi tizio, magari mettiamo il fuoco qua. Ha preso 3 danni, 55 e altro, è praticamente morto. Cosa possiamo fare? Possiamo espandere la chiazza d'olio, così diamo forse fuoco anche a questo, però non ci credo troppo, perché in fin dei conti sta piovendo. È avvampato, non ha preso danni, ma è comunque se dovrebbe essersi rallentato. Ok, dice unto, perfetto. Passiamo il turno, direi di curare lui. Ah, aveva un po' di HP, pensavo fosse messo peggio. Evochiamo il ragno qua, perché adesso non riesco a colpirli, sono troppo lontani. Perfetto, se la fa col ragno. Ok, il tizio è morto, questo qua sprecherà il turno perché si sta muovendo. Mandiamo un ragno a Yolo, prenderà danno da fuoco, perché ha camminato sul fuoco, non è un problema. Abbiamo mancato, va bene. Mi ha praticamente one-shottato il ragno. Questa cosa non me l'aspettavo, ho fatto un botto di danni. Ok, quello è morto. Facciamo un passo in avanti per essere in grado di colpire lo scheletro con questa mossa. Posso colpire di nuovo. Ho tolto la... sì, abbiamo il 70% di probabilità di hittare, vediamo. Mi sembra giusto. Nei CRPG il 70% vuol dire il 3%. Ah, voglio far piovere perché appena finisce la battaglia questo qua probabilmente camminerà sul fuoco. Penso, non sono sicuro. E ora usiamo questo che non mi capita di usarlo spesso e devo farlo perché è un'ottima magia. Like I said. E siamo riusciti a portarlo in città. GG. Reputazione e esperienza, quello che ci serviva. Ok, qua c'è un'imboscata, non me la ricordavo neanche. Abbiamo un cane. Ah, questo qua era un cane che non era cattivo, adesso è diventato cattivo. Ci posso fare niente. Quindi abbiamo un mago.
aura di immunità all'aria. Da che cosa vi è derivata questa aura? Va da lui? Sì, loro hanno l'immunità e questo qua ha l'aura. Va bene, poco male, vediamo. Possiamo già teletrasportare lei in mezzo qua, magari faccio danni a più persone. Però, vediamo. Ragioniamo. No, perché se io faccio una cosa del genere, rendo tutti quanti unti e poi diamo fuoco. Quindi hanno meno punti azione per combattere. E facciamo questo se ci riesce ai piedi di questa. Non credo che posso, forse sì. Ok, devo riuscire a colpirla, perfetto. Così facendo lei prende due danni e diamo fuoco a tutto. Benissimo. Ora sta a me direi di fare una cosa del genere. Mi dispiace per il cane che non ho capito perché è diventato cattivo. Ma stica, direi che possiamo espandere questo oppure no. Giusto per non abusare di questa mossa, attacchiamo questo. Che è l'arciere, inutile attaccare questo che è un DD. Questo qua camminerà e perderà punti azione. Questo qua potrebbe hitarci. Quindi andiamo qua. Va bene. Questo si è curato, era praticamente morto. Che antipatico. Però ha perso il turno, diciamo, non attacca. Lei è praticamente morta, non è più in combustione, suppongo perché si stia... Ha evocato qualcosa? Logicamente era in combustione, ma siccome piove, solito discorso. Ok, mi ha accecato lei, ma noi abbiamo la maniera per togliere l'accecamento con Atre. Me l'ha anche atterrata, questo è un problema per tre turni. Questo cinghiale zombie non me l'aspettavo. Possiamo fare una cosa del genere. Dovrebbero essere buoni danni, vediamo. Ok, la tizia è morta, questo qua non depoppa, rimane in vita, nonostante sia morto il suo evocatore. Vediamo di congelare tizio qua così non attacca il mio arciere. Questo continua a curarsi. Mi ha congelato Atre. Abbiamo una persona atterrata e Atre congelato. E nessuna summon. Niente, sono tutti quanti one shot praticamente. Mi ha avvelenato Atre. Wow, questo potrebbe essere un game over. Niente, è un game over. Ah, che peccato. Va bene, ci sta. Ripetiamo. Abbiamo già fatto un primo game over. Però è un peccato perché col fatto che c'è la pioggia ha tolto tante di quelle volte la combustione. Questi sarebbero morti veramente molto in fretta senza la pioggia. Però proviamo ancora a fare questa cosa perché effettivamente i danni erano buoni. Tutti quanti unti. Becchiamo l'arciere. Dobbiamo andare di cattiveria. Proviamo questa abilità. Cerchiamo di cambiare le carte. Ah no, però sono immuni all'aria. No, questo fa danni a... Never mind. Scherzavo. Allora, dato che questo qua è il mago, vogliamo espandere la macchia d'olio in maniera che cammini il più possibile e perda dei turni. Perché non camminerà qua probabilmente. E usiamo velocità. Ok, non si è curato, mi ha congelato Mandau, va bene, tu non ti curare, tu non lo curare. Bene, ha perso il turno, penso, perfetto. Va bene, ha cercato Mandau, ma tanto è congelata. In realtà io ho la fix per questa cosa, per entrambe le cose. Posso usare questo su Mandau che toglie il congelamento e posso darle questo per togliere l'accecamento. Vediamo un attimo, uno... E due. Ok. Ora il cane potrebbe congelarsi se attacca Mandau, perché ci abbiamo lo scudo che fa questa cosa. Direi di attaccare quelli che sono più bassi di HP. Caspita, mi interesserebbe colpire questa. Però c'è, come vedete, questo non morto che è in mezzo alle scatole. Vabbè, attacchiamo questo. Questo è meno HP. Ora o cura qualcuno o evoca il cinghiale. Va bene, il cinghiale dobbiamo teletrasportarlo il prima possibile lontani da noi perché itta come un mulo. E ha attaccato Atre, va bene. Quello è morto. Il cane non sa cosa fare.
Possiamo teletrasportare lei qua per fare dei danni sperando a qualcuno. Però sarebbe figa una cosa, sarebbe bello che Mandau riuscisse a colpire il mago. Lo teletrasportiamo qua. Ok, beh, è morto, ha fatto danni al cane, va bene. Purtroppo il cane, non so cosa dire. Con Mandau possiamo teletrasportare un attimo lui in Culonia, perché rompe le scatole. Proviamo qua, non penso che prenderà danni da fuoco. E invece sì, beh, quantomeno ha vampato. No, ha preso 25 danni da fuoco, perfetto. Vediamo di attaccare questo. È praticamente morto, passo il turno. Ho un solo PA. Ok, il maiale ha sprecato un turno. Sarebbe figo usare questo, lo facciamo, dai. Stiamo proprio abusando di questa cosa. Ok, rimane solo questo cane che... Mi dispiace, bro, però suppongo tu debba morire. È stata una bella fight.